Marco, partiamo dall'esonero di scienza, ovviamente, partiamo però dal presidente Corioni, da quello che ha detto, che vi ha riguardato molto da vicino, una frase che vi ha messo un po' alla berlina, quando il presidente ha detto: mi è sembrato di capire che da 3-4 settimane i giocatori non aspettassero altro, la stragrande maggioranza di loro. Come l'avete accolta e Il la presidente risposta? dopo, non lo dico tanto per dire, dopo che è uscito dalla conferenza stampa mi ha cercato qui fuori a San Filippo e testuali parole mi ha detto ma mi sono sbagliato a fare certe dichiarazioni perché non è stato così, quindi è stato uno sbaglio, ha ammesso il presidente, in modo che la squadra era con il mister, sappiamo che, perché siamo uomini di calcio da tanti anni, sappiamo che dopo tante partite, dopo 13 partite, magari la società può prendere altre strade, però la squadra, i giocatori erano con il mister, terranno sicuramente un buon ricordo del mister per quello che ha fatto e che ha dato. Siamo consapevoli che il calcio a volte porta altre strade, però ecco, negli anni si è detto tanto che a volte a Brescia sembrava che ci fosse un'autogestione dei giocatori, che negli anni i giocatori avessero cacciato via gli allenatori. Non è così, anche perché molti dei ragazzi che fanno parte di questa squadra li conoscete anche personalmente, quindi sapete come sono. Ma come stai intendendo? Non era così gli altri anni, non è così No, quest'anno. non Negli è altri anni così, magari non è, succedeva no, 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 quest'anno, no, non è non è così, mai non è mai successo. successo. Io da quando sono qua a Italia, io per 6 mesi, questa cosa non è successa, gli altri Prima anni l'ho vissuta, qualcosina non penso che non sia successo, che poi i giocatori possono avere un parere più o meno favorevole nei confronti dell'allenatore, però penso che non succeda solo qua a Brescia, ma succeda un po' da tutte le parti. Però Marco, il presidente può averti detto mi sono sbagliato e vabbè, prendiamola per buona, però comunque il danno tra virgolette è fatto, no? Nel senso che comunque resta sul piatto questa cosa fastidiosa. Dico, metti che venerdì si va a Livorno, grande prestazione, vittoria, dico, sarebbe scontata la reazione magari poi anche alla luce di questa frase della piazza che dice ecco, remavano contro scienza. Cioè Però questa cosa resta comunque fastidiosa per voi, no? resta fastidioso se si etichetta come tale. Dopo, se conosco un po' il mister Scienza, penso che sarebbe il primo contento a vederci fare una prestazione Ha detto che poi buona a lui è stato il Livorno. primo a smentire, ha detto sarò un Infatti, ingenuo, ma secondo me non hanno. quello mi ha fatto molto piacere leggere, vuol dire che qualcosa gli abbiamo lasciato e che ci conosce realmente. Certo, quello che non vogliamo noi è che diventi un'etichetta per questi giocatori, perché, ripeto, è così. Ripeto, anche so quanto, perché noi ragioniamo da giocatori, la società ragiona da società, dopo tante partite che non vanno male, è normale che magari prenda altre strade. Scusa, ma avrei dato più senso, dice il presidente, dicesse una cosa molto più semplice. Io avrei sbagliato tutto, no? Dovevamo avere due giocatori a luglio, non si capiva niente. Abbiamo, diciamo, non costruito una squadra, abbiamo cercato di mettere insieme quello che c'era, quindi abbiamo sbagliato. Invece che andare a cercare contro i giocatori era dove? No, Devo dire, adesso ogni tanto uno può anche pigliare le sue responsabilità e dire abbiamo sbagliato. sì, Forse qualcuno si aspettava la conferenza ancora ieri, cioè, io ripeto, ho preso dalla conferenza ieri quello che mi interessava, che era quella parte di dopo, di difficoltà, lo sapevamo quando io ho deciso di restare, quando altri giocatori hanno deciso di restare, sapevamo che in tante cose non sarebbe mai stato un anno facile, un anno idilliaco. Ripeto, io posso parlare per quello che è il discorso della squadra. Il presidente, mi sembra, leggendo il giornale ieri, ha detto anche che da questo punto di vista a gennaio ci rinforzeremo in qualche modo, quindi penso che sia un modo per prendere atto magari di mancanze che sono state fatte prima. Penso quello sia un segno di dire ho sbagliato e probabilmente sono ancora in tempo per riprendere in mano la situazione. Marco, scusami, ma proprio per chiudere, il Presidente vi ha chiamato
ha chiamato quantomeno i vecchi per cercare di capire cosa era meglio fare, una decisione da così. No, non è nessun problema a dire che il presidente ha chiamato me e Alessandro, Alessandro Buglia, perché poi ci siamo sentiti dopo la partita di domenica, non chiedendoci cosa devo fare, cosa non devo fare, sentendo le nostre opinioni, però quando da noi non è uscito di dire mandi via l'allenatore, prenda quello, prenda quell'altro, quello no, perché ripeto, quando ti affezioni a una persona, quando stimi una persona dal punto di vista professionale, non vorresti mai che venisse mandata via, però ribadisco quello che ho detto prima, la società dopo tante sconfitte magari può dire qualcosa devo fare, però il confronto penso che tra i più esperti e il presidente penso che sia giusto che ci sia, però il punto è che noi prima roba nessuno penso in questa squadra si permetterebbe mai di dire al presidente cosa deve o cosa non deve fare. Quando il confronto è costruttivo penso che sia importante e vada bene. Alla luce anche di quello che stai dicendo, nel rispetto anche della persona di scienza per quello che ha fatto, credi sia stato giusto fargli condurre l'allenamento del lunedì e poi subito dopo chiamarlo per esonerare? Questo non lo so, ragazzi, le tempistiche di queste cose io non lo so, capito? C'è il dispiacere di una persona che è andata via, quindi ci si era fortunato da tutto il punto di vista, perché metti in conto che nel calcio può succedere, purtroppo adesso la vita va avanti, il mister giustamente lo teniamo nel cuore con un bellissimo ricordo, ce ne sono di cose giuste e non giuste che a volte magari si poteva pensarci prima, però a volte capita. Quello che dispiace di più è il fatto di aver magari fatto via tanto partito, tanto tempo, perché se hanno esonerato il mister anche noi ci abbiamo messo del nostro, perché se abbiamo fatto 13 partite senza far bene sicuramente non è che abbiamo dato una mano alla società a prendere decisioni diverse, di questo è giusto che ne prendiamo atto e che ci sentiamo in parte responsabili anche noi. Marco, tu hai detto che la squadra non ha chiesto la testa del mister, però tu credi che possa servire una scorta per fare, perché forse alla fine questa è la scelta giusta personalmente. Sai che diventa difficile dirti può servire o non può servire, perché penso che tutti dal mister Scienza a quelli che possono essere anche i più vecchi tra virgolette abbiamo cercato di capire quale fosse il modo giusto per riprendersi da questo periodo e le abbiamo provate tutti insieme, anche ai compagni di giovani le abbiamo provate davvero tutte. Ma perché la realtà dei fatti dice che non ci siamo riusciti. Adesso è difficile dire è giusto così o non è giusto così, quello sarà il tempo a dircelo sicuramente. Certo, come diceva Erika prima, se facciamo una partita bella venerdì non deve passare che giocavamo che tutto è sbagliato prima e è tutto giusto adesso, perché quello che fa parte penso della professionalità della persona, perché domenica abbiamo fatto schifo sotto tanti punti di vista, per non dire altre parole, però cioè, credetemi, la volontà in campo era quella di fare e non riuscire. Negli spogliatoi a fine partita c'era proprio stato questo rammarico, c'è stato questo confronto tra noi e dire sembrava che in campo non ce ne fregasse niente, invece non è così, perché negli spogliatoi c'è stato un buon confronto tra di noi sul fatto di dire che cosa abbiamo combinato per fare una partita del genere, dove poteva davvero essere la partita della svolta, quindi non siamo superficiali in queste cose, ci pensiamo tanto. Abbiamo chiarito alcuni aspetti per quanto riguarda il video, che siamo qua, li chiariamo tutti e che penso che anche tu avrai piacere per farlo. Ci sono stati dei problemi, ci sono state delle polemiche per quanto riguarda il gesto che tu hai fatto sulla gradinata nella partita di domenica. Puoi dire che non è successo, quindi poi avremo modo di chiarire. Non nego, cioè io quel gesto l'ho fatto, è stato un gesto di nervosismo, è stato un gesto sbagliato perché in quel contesto poteva sembrare un gesto che riprendesse tutti i tifosi, perché poi alla fine giustamente i tifosi sono tutti uguali, perché tifano comunque Brescia indipendentemente che fanno parte di un gruppo organizzato o meno. È stato un gesto, ripeto, sbagliato che ho fatto per nervosismo, però questo
un gesto dettato anche da degli insulti che mi sono stati fatti dal punto di vista umano, non dal punto di vista professionale, perché puoi dirmi che sono scarso, che sbaglio cose, che ti dico che anche bene in questo periodo, però che tu mi dica, che tu mi dia attacchi personali sulla vita privata o su me come persona, mi sembra che si passi dalla parte del torto. Niente giustifica il gesto plateale che ho fatto, perché giustamente adesso non scappa niente. Maggior ragione da capitano, non è una bella cosa. È stato un attimo di nervosismo. Spero che nessuno se la sia presa male più di tanto, perché ripeto, tra me e i tifosi c'è sempre stato un rapporto diretto, però di rispetto delle parti, di rispetto della persona. Penso che sia sempre stato quello che ci ha portato avanti fino adesso, anche quando magari c'erano momenti di tensione o di confronto. Ma è un gruppetto, ingradinato. Sì, come ricordo io, era un gruppetto ingradinato che, parlando anche con chi gioca su quella fascia a sinistra, a volte ci prende in mira abitualmente, da quello che è il punto. Io parlo per me da quello che è il punto di vista umano e non professionale. Ripeto, finché leggi che sono scarso va tutto bene, però il resto, perché sbaglio un passaggio, non penso di essere meglio che non ripeta le cose poi che ci vengono dette, però ripeto, probabilmente fa parte anche un po' dello sport che facciamo e del prendere degli insulti quando le cose vanno male, però per carattere penso che ci sia un limite a tutto. Marco, che approccio ha avuto Calori con voi? Tanto sei una persona che ha riconosciuto subito il buon lavoro fatto da Mister Scienza per l'assemblaggio del gruppo, perché comunque ci ha detto una delle prime cose che ci ha detto, ho visto tantissime partite, alcune allo stadio, alcune in diretta, quindi so come giocate, se ho scelto questa piazza, so che potenzialità ha nei singoli e come squadra. Ho subito cercato la prima cosa che ha detto nello scolatoio: dovessi tener conto delle facce che vedo oggi, probabilmente dovrei andarmene subito, perché giustamente un po' di dispiacere per tutto quello che è stato c'è, però ha cercato di basarlo subito sul dialogo, sulla fiducia reciproca, perché penso che sia la cosa importante per ripartire subito bene, e poi buttando subito il pensiero a quella che sarà la partita di venerdì, perché poi è il primo ostacolo imminente, una partita importante. Cioè, bisognava trovare un difetto, disegnare la scelta, magari è una cosa di cui la volta non è che non ha mai capito quando una partita si doveva pareggiare, evitando di vincere, perché si è visto col Bari, si è visto in tante situazioni, cioè quando arriva certo una volta la c'è i capitani che si parlavano, trovavano un amichevole accordo in campo, è una cattedrale, poi punto, la fiducia me l'ha punto. Sono del parere che alla fine siamo noi in campo, domenica, cambio esempio quella di domenica, però giustamente ci sono anche tante altre partite che potremmo mettere sotto esame. E in campo ci siamo noi, e in 11 contro 10 provi a vincerla, in 10 contro 10 puoi benissimo pareggiarla, senza bisogno di intentare qualsiasi cosa, senza bisogno di mettersi d'accordo o altro. Fa parte, penso, del percorso di esperienza di una squadra, perché poi per un allenatore è difficile anche stare dietro a 11 giocatori in campo. Qualcosa magari sul fatto della gestione della partita abbiamo peccato, ma abbiamo peccato noi come giocatori in campo e come inesperienza in certe magari situazioni della partita. Poi certo, si dice era meglio pareggiarle che perderle. Quindi, no, capire quanto il carro magari la pareggia, quello sai anche tu, magari anche gli altri hanno la stessa idea. Sì, quello probabilmente pecchiamo anche un po' di inesperienza e di gestione del momento della partita. Non ho capito, scusa. Uno dei due gol del Bari, ho visto sei difensori del Brescia, si sta prendendo di nuovo l'uno dall'altro, no? Che due attaccati. Vuol dire, credi che Caroli va a fare prima? Se ripenso al secondo gol, sì, perché io non sono riuscito a vederlo, però eravamo in 5-6 con che ha vinto un paio di rimpalli, roba del genere, quello ci può stare nelle cose, però domenica è stata più una
su tanti aspetti, quegli aspetti che poi ci hanno fatto perdere la partita, perché questi sono episodi, è stata molto una componente mentale, cioè probabilmente davvero questo momento. E io per primo, perché mi metto come capitano, e certe volte mi sento addosso con la responsabilità che mi tolgono dal punto di vista mentale. Mentalmente domenica, dopo che siamo restati in 10 contro 10, che a fine del tempo eravamo carichi, ho detto finalmente possiamo ribaltare magari questo trend negativo. Dopo, come è successo altre volte, alle prime difficoltà ci lasciamo andare, senza accusare Fabrizio che si è fatto espellere, perché può, deve stare più attento, perché è giovane, deve stare più attento, però può capitare. Il nostro limite grande è quello adesso, che mentalmente in certe situazioni siamo fragili. Ieri sia il presidente Corioni che il nuovo allenatore Calori hanno parlato del mercato. Personalmente, che cosa ti aspetti da questo mercato e dove secondo te c'è più bisogno di aiutare? No, l'ho detto tante volte, non sono io che, solo io che mi aspetto qualcosa, ma per discorso numerico, per discorso di ricambio, per discorso di creare, cioè di ampliare quello che è già un buon gruppo che sta facendo fatica, che però ha bisogno di magari di qualcuno più di esperienza, più di categoria. Cioè, numericamente, se mi dici numericamente, dove siamo in meno, siamo in attacco e centrocampo, cioè in difesa, anche in difesa, se andiamo avanti con questo trend di infortuni, ti posso dire anche in difesa ci sarebbe bisogno di giocatori, però numericamente serve qualcosa per completare ogni reparto, perché non dimentichiamo quello che è stato anche il discorso infortuni e squalifiche dell'andata, perché se l'andata del ritorno è quello dell'andata, cioè ce ne sono 10 di giocatori per impiattare tutti i momenti che ci sono. Però anche per innalzare quello che è il tasso di esperienza. Tutto, ma quello sicuramente, ma quello è, penso che sia ovvio sotto gli occhi di cioè saremo dei bugiardi a non dire che è così. Sappiamo quella che è la Serie B, sappiamo come magari certe squadre impostano le partite, la buttano sul piano fisico dell'aggressione, a volte anche della provocazione, qualcuno di esperienza serve sempre, non si butta mai via. Però ripeto, se lo stesso presidente si è sbilanciato in questo senso dal mercato di gennaio, perché evidentemente sta bene che manca qualcosa a questa squadra, ripeto, senza nulla togliere a quelli che fino adesso hanno portato questa maglia o hanno dato il massimo per cercare di far bene. Marco, tu più volte si è raccontato come se l'anno particolare per te, per il fatto che tu scegliere un cane. Chiaramente nessuno mette in discussione quanto tu ci tenga e quanto tu sia orgoglioso di farlo. Tu sei davvero convinto di essere il giusto capitano di questa squadra? Non hai magari mai pensato di dire io posso continuare a essere un giocatore importante per questa squadra, magari questa fascia giusto che vado sul braccio qualcun altro? A volte succede, uno spogliatoio. Quando se giusto vuol dire essere, adesso non si intendi questo sicuramente, però se giusto vuol dire essere perfetto in tutto, non sbagliare mai, come ti dico, no, per lavarsi un po' di responsabilità, ma per giocare più sereno, fa parte del che potrebbe aiutare. Ripenso sempre a come ero all'inizio, un conto se avessi fatto 6 mesi dove gravavo di chissà quale responsabilità e se portassi queste cose magari a volte anche in campo, però mi ricordo i primi 6 mesi dove è vero, le cose andavano bene, quindi è tutto più facile. Mister Calori ieri mi ha detto anche lui, mi ha portato queste cose dopo l'allenamento. Io ho fatto capitano 8 anni, Marco, so magari a volte come ti senti e ti senti più responsabilità addosso, perché certe volte si tende a fare le cose troppo col cuore. Però se mi sentissi di dire questa fascia la devo qualche, non lo dico per presunzione, però se arrivasse al punto di dire è meglio che questa fascia la prenda qualcun altro, vorrebbe dire un po' mollare quello che ho sempre sognato fino adesso. Penso che sia un percorso di vita normale anche quello di affrontare le difficoltà. Certo, se non sempre riesce a capire, penso, qual è il modo giusto per affrontarle o per reagire al meglio. Cioè, una cosa che posso fare sicuramente è
sentirmi magari meno responsabilità di quelle che ho, viverla un po', gestirle meglio, sicuramente che non vuol dire fregarsene assolutamente, però viverle un po' più tranquillamente, però,